Sono molto lieto, come diceva il nostro presidente Maurizio Brunori, di presentare il collega Paolo Podio Guidugli, socio liceo della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, di formazione ingegnere, siamo pochi ingegneri, però insomma ci siamo, e professore di meccanica dei solidi. Per la vicinanza delle discipline, la mia meccanica dei fluidi, la sua meccanica dei solidi, ho avuto la possibilità in tutti questi anni di conoscere molto bene la produzione scientifica di Podio Guidugli e di Paolo e di apprezzare molto il suo valore. Ha un curriculum molto vasto, con più di 200 pubblicazioni sulle riviste internazionali più importanti. E ha trattato problemi di meccanica, i problemi più classici della meccanica dei solidi, il continuo, i materiali, l'elasticità e altro, e la struttura soprattutto, però con una visione abbastanza ampia su discipline confinanti, discipline diciamo, vicine a quella della meccanica dei solidi. E in particolare ha insegnato, oltre che nelle università italiane, Ancona, Pisa e Roma, Tor Vergata, come ultima, in moltissime università a livello internazionale, formando molti ingegneri e molti ricercatori. Ho voluto, sottolineare la formazione di ingegnere, come ha già fatto anche il collega Brunori. Perché io penso che sia molto pertinente alla figura scientifica o alla figura in generale di Leonardo. Infatti, come sapete, lui amava presentarsi non solo come pittore, artista, ma in talune occasioni soprattutto per acquisire nuove protezioni o nuovi lavori o diciamo la lettera che voi tutti conoscete, che fece a Ludovico il Moro, lui si presenta come un ingegnere capace di opere idrauliche, meccaniche e altro, forse diciamo strutturali anche, fortificazioni, anche con scopi diciamo di difesa, come si potrebbe dire meglio oggi che non belliche. Va bene. E trattava tutti questi problemi complessi con diciamo capacità di analisi, soprattutto osservazioni, ma anche disegni, nella parte disegno in particolare è stato molto innovativo, ha inventato questa esplosione delle costruzioni, delle strutture, insomma molto importante, e per cui si può definire quasi una figura di ingegnere moderno, come forse vorrei dire del collega Podio Guidugli che parlerà fra poco. Oggi Paolo Podio Guidugli ci illustrerà, a partire dalle intuizioni di Leonardo, la meccanica del piede umano e delle sue articolazioni, utilizzando anche, penso, immagino, avanzate metodologie moderne della meccanica dei solidi o anche simulazioni numeriche, o almeno prevede di continuare una ricerca sull'argomento che ha ideato insieme ad un paio di gruppi a livello internazionale in Giappone e in Francia. Ma ora lo ascoltiamo e sono certo che ascoltandolo capiremo meglio e apprezzeremo meglio le intuizioni su questi, diciamo, studi anatomici di Leonardo. Grazie.
Però qui c'è qualcosa che non va. Ma c'è già. Devo rilanciare. Però devo attivare questo. E questa si attiva. Qui no. Si vede, ma. No, no, io la vedo, ma non è attivato il. Ma c'è sempre un incidente tecnico che si frappone tra il desiderio di fare una cosa perfetta e quello che la vita riserva al povero speaker. C'è un titolo lì che comincia dal modello del piede e continua con i disegni anatomici di Leonardo. Ed è storicamente sensato, perché l'idea di fare un modello cinematico del piede mi è venuta quando non pensavo affatto a connetterla con Leonardo. La connessione mi è venuta, ve lo dirò al momento giusto, in un convegno di ingegneri, dove ho sentito una cosa che per me era una castroneria gigante e quindi non potevo stare zitto. Ho alzato la mano, ho fatto domande, dicendo, ma vuol fare veramente quel modello lì? Un ingegnere non farebbe mai quella cosa lì. E quello mi ha detto, io sono ingegnere. E ho detto, vabbè, anch'io però, non dello stesso genere. Invece poi, essendo stato ammesso nella commissione che Maurizio Brunori ha capitanato così bene per organizzare questo convegno, ho cominciato a vedere un po' di più di disegni anatomici di Leonardo, oltre a quelli che ho visto fin da ragazzino, come tutti in Italia prima o poi vedono, no? E ho cominciato ad impararne qualche cosa, moltissimo continuo a imparare, ho imparato un sacco di cose oggi, per esempio, cerco di dire, appunto, alla luce di quel poco che ho imparato, cos'è che mi sembra che connetta i disegni anatomici di Leonardo, in particolare quel modello cinematico del piede che non vi proporrò alla fine perché è una roba per ingegneri, ma vi dirò quanto basta, spero, per vedere il collegamento con quei disegni e con l'ingegneria. Questo affare non funziona, ma noi lo facciamo funzionare così. Ecco. Ah, una cosa, mi è stato chiesto di mettere le slide in inglese per rispetto delle persone che sono qui che non sanno l'italiano. Non è snobismo accademico, ma sono stato comandato a fare questo. E quindi vediamo un po' di cercare di modellare il piede umano imparando da Leonardo. Quello che vorrei cominciare col fare è cercare di descrivere a mia maniera sommaria l'approccio di Leonardo allo studio del corpo umano. E qual era il suo fine, qual era il pensiero dietro le sue azioni. Il pensiero era per me questo, era abituale per i pittori, anche prima di Leonardo, dell'epoca di Leonardo, andare a studiare i corpi umani, disegnarli, dovevano per forza poter poi riprodurre in modo fedele, no? Però Leonardo aveva un'intenzione in più, voleva avere questo scopo come tutti gli altri, ma voleva trasmettere, voleva farlo in modo accurato, e va bene, tutti certamente volevano farlo in modo accurato, ma lui voleva fissare per sé quello che andava imparando e poi renderlo trasmissibile agli altri. E qui il pensiero che c'era dietro è questa citazione, che per fortuna ho già sentito, così la rileggo. Tu che vogli con parole dimostrare la figura dell'uomo, se vedete qualcosa di scritto male lì, perché Leonardo ha scritto più o meno così, non bene come la professoressa Manni ce l'ha riprodotto, ma in modo fedele. Anche quello che manca, perché sembra un errore di battitura, non è un errore di battitura, è la fedele trascrizione di quello che sta scritto sui codici relativi. Con tutti gli aspetti della sua membrificazione, rimuove da te tale opinione, dice, perché quanto più minutamente descriverai, tanto più confonderai la mente del lettore. Questa è una cosa che un professore non vuole fare, no? Confondere la mente di quelli che lo stanno ad ascoltare. E più lo rimuoverai dalla cognizione della cosa descritta, devi figurare e descrivere. Leonardo era, con termini di oggi, multimediale, prima che il termine fosse inventato. E lì ho scritto da dove viene la citazione e adesso vi faccio vedere
questo bellissimo disegno che avete già visto. Qui è bellissimo perché devo a Domenico Laurenza la trasmissione a me di le tavole in una condizione di dettaglio, di riproducibilità che rendono la possibilità di guardare in ogni particolare quel disegno. E quindi c'aveva uno scopo ambizioso, però non è che gli bastava di fare quello che facevano tutti gli altri, no? Di prendere dei modelli naturali in vita o le statue antiche e ricopiare attentamente con la migliore capacità grafica che avesse quello che vedeva. Lui voleva andare sotto la pelle. E come fare ad andare sotto la pelle? L'azione per andare sotto la pelle è complementare i disegni anatomici di superficie, quelli a livello della pelle, con una scrittura con un disegno esploso. È stato già detto più di una volta. Lì ho preso il particolare di quella tavola di prima, dove la tecnica dell'esplosione si vede molto molto bene. Non so se, questo me lo dirà qualcuno qui dentro, se abbia veramente inventato o adottato la tecnica, ma certamente qui è portata alla perfezione. Naturalmente però per arrivare a fare questa vista esplosa bisognava togliere la pelle, guardare sotto, e per guardare sotto bisognava fare una dissezione anatomica. Non c'erano alternative e quindi uno doveva imparare a fare una dissezione anatomica. E lo poteva imparare per esempio lavorando con Marcantonio della Torre. E imparava anche molto molto bene Leonardo, era diventato un notomista molto molto bravo, abbiamo sentito in tante occasioni già oggi, no? Riscontrare nei fatti, riscontrare nelle immagini che ne deduceva la bravura di Leonardo come dissezionatore di corpi. Ma la cosa che stava dietro per me è quello che conta, era la curiosità insaziabile della persona. E faceva una dissezione anatomica dietro l'altra perché doveva capire veramente fino in fondo, altrimenti quelle viste esplose, che sono il risultato di molte dissezioni, non sono la copia di un cadavere disseccato, ma sono il risultato dell'astrazione normativa di tanti, non avrebbe potuto fare. Poteva fare una rappresentazione di un dettaglio grafico come quella che abbiamo visto, solo facendo così. Poi, naturalmente, c'erano le parole addizionali che integravano le descrizioni e queste descrizioni hanno, nella mente di Leonardo, individuato, per me questa è una cosa che devo sottolineare perché è di un'importanza, dal punto di vista mio, cruciale, aveva individuato gli apparati nel corpo umano. Quello muscolare e scheletrale, certo, sul quale mettiamo un'attenzione principale oggi, no? ma anche quello circolatorio, respiratorio, riproduttivo, visuale, nervoso, non so se li ho messi tutti, se c'è qualcuno che non ho messo lì, lo avrà fatto certamente. E quindi aveva messo insieme nella sua mente quanto serviva per fare quello che lui chiamava un libro, un trattato anatomico. Leonardo tendeva a fare libri, voleva vendere libri, voleva che purtroppo questi libri non sono mai stati fatti, l'ascito che ha fatto al suo discepolo Melzi non è diventato un libro allora, non è diventato fino alla fine dell'Ottocento, sono i codici pubblicati a Parigi, no? Ma un'altra cosa che ho imparato, che non sapevo, ma non c'è stato nessun effetto scientifico o non sulla comunità dei medici e degli anatomisti di quei disegni, perché nessuno l'ha visti. E ciò non di meno, si vede al Quirinale una mostra che comincia così, con la dicitura così discutibile, provocante, la scienza prima della scienza. A me, devo dire, la provocazione è innervosito. Che cosa vuol dire la scienza prima della scienza? Questo è un modo di supporre che la scienza non ci fosse ai tempi di Leonardo, ma c'era. Bisogna fare una prospettiva storica, naturalmente. Certo, Leonardo non aveva letto altro che poche cose rifritte di Euclide,
poche cose riflette di Cardano, non sapeva granché di matematica. Vedo che rispetto per Leonardo matematico viene da chi matematico non è, ma se leggete la matematica di Leonardo nell'ottica per esempio di un grande storico della meccanica come Trusdell, vedete che viene accreditato a Leonardo una sapienza matematica mediocre, accattata, per dirla in romanesco. Questa è la lingua che parlano gli indigeni in questo posto, ma non c'era, secondo me, altro che per provocare, l'idea di mettere quel titolo, la scienza prima della scienza. Tutte le volte che si parla di Leonardo, quando si parla degli aspetti ingegnereschi, si dice artista ingegnere. Quando si dice artista, si aggiunge ingegnere per dire che la connotazione ingegneresca era comunque preceduta da quella artistica. Falso, vero, certo che è vero, ma nello stesso tempo questo tipo di riduzioni a terminologia suggestiva richiedono un esame profondo, critico, e un convegno come questo, la speranza che c'è è che dia un po' di contributo a togliere da Leonardo etichette di comodo, no? Di fronte al genio ci sono di solito due atteggiamenti: o la subservienza totale, oppure il tentativo di trovare i bachi dove, no? La circolazione, Leonardo non ha capito che non è come nelle piante. Ma che modo di fare è questo? Insomma, si deve vedere tutto quanto, le luci, le ombre, e mettere le cose in prospettiva reciproca. Questo penso che qui, in questa sede, si può fare. Prendo il titolo di questo libro che è uscito da poco di Clayton e Philo, La meccanica dell'uomo. Mi è piaciuto questo titolo. C'è ragione di usare quel titolo. Principalmente, se si parla di meccanica, per guardare ai muscoli, agli ossi e al corpo umano in moto. Questa è un'altra citazione che non è stata fatta, e quindi leggo con piacere particolare. Dopo la dimostrazione di tutte le parti delle membra dell'uomo e degli altri animali, si figurerà il modo del bene operare tali membri, cioè dello levarsi da diace, da andare, correre, saltare per diversi aspetti, levare, portare gran pesi, gittare cose lontane da sé e del notare e nuotare, naturalmente. E così in ciascun atto dimostrare quali membra e muscoli siano cause delle predette operazioni e massime del giocar di braccia. E qui c'è un punto da sottolineare per un ingegnere, per un meccanico, ed è che si deve... Se si deve pensare al corpo dell'uomo come una macchina, e questo è stato detto, si deve vedere quali sono le parti. Per capire il funzionamento della macchina nelle sue funzioni, non basta guardarla nel suo complesso, ma bisogna suddividerla in parti funzionali e poi riconnettere nella descrizione dei vari modi di operare della macchina le parti che abbiamo individuato in un modo logicamente... risultante il più possibile vicino a quello che vediamo fare dalla creatura il cui corpo abbiamo macchinizzato. Allora, ecco qua da dove viene quella citazione che vi ho detto, e se guardate lì c'è... Purtroppo, vediamo un po' se almeno il laser funziona. Ah sì, ecco. Qui c'è come funziona il modo di sollevarsi sulla punta dei piedi, secondo Leonardo, e ci sono alcune formule che sono meccanicamente elementari. Leonardo sapeva poco, sapeva la regola della leva, e qui aveva qualche idea di pulegge e di vedrete dopo, giunti. Per fortuna abbiamo visto prima una bellissima raffigurazione della classificazione dei giunti che ha fatto Leonardo. Vedrete che è importante anche per questa presentazione che faccio io. Però prima della meccanica c'era la cinematica. Leonardo voleva capire la cinematica. La cinematica è una cosa che si sa senza sapere quali sono le forze, le energie, nulla. Si guarda soltanto come le cose si muovono. E qui che ci dice Leonardo? Cioè, per capire bene la cinematica
siccome davanti c'è un pezzo di carne morta che costituisce di ossa, fatta di ossa, muscoli, eccetera, ma non si muove, facciamo un modello. Questa è un'altra cosa originale, ingegneresca. Voleva fare un modello e lo faceva, per esempio di una gamba, e le corde, ci è stato spiegato cosa sono, no? Sono i legamenti, i tendini, devi fare dei fili di rame ricotto, cioè lui si andava proprio a progettare il modello nel dettaglio, e poi andavano piegati come erano in natura, e poi li potrai ritrarre per quattro versi, perché Leonardo di versi ne vedeva quattro, di qui, di là, di qua e magari di sopra, come vediamo, e di sotto, e situarli come stanno nel naturale e dire di loro i suoi Uffizi. Capire la cinematica, l'immaginazione non basta, ci vuole davanti qualche cosa, magari sommaria, ma che catturi gli aspetti di cinematica che ci interessa di catturare. E ecco qua da dove viene questa cosa qui, e se guardate queste gambe, sono gambe nelle quali gli elementi funzionali sono distinti e esagerati anche nel loro dettaglio. E adesso andiamo ai piedi. Leonardo ha disegnato tanti piedi, e adesso comincio con due citazioni sempre da Leonardo che sono relative a piedi, i pezzi dell'osso di che si compone il piedi, la professoressa Manni mi ci ha insegnato, dell'uomo sono 27, qui ha toppato vilmente perché sono 26 e non 27, anzi se si fa in conto, come dice lui, quei due che sono sotto il petto del dito grosso del piedi, i sesamoidi, sono 28, non sono né 20, non sono mai 27, contando male, però il sesamoide è importante, che il sesamoide, i sesamoidi sono l'osso glanduloso sotto la giuntura dell'alluce, perché se il nervo dove tale osso glanduloso è congiunto fussi senza tale, chiama glandula perché è una ghianda, è fatto così il sesamoide. A proposito di metafore che servono per fare un linguaggio, no? Glanduloso credo che sia una costruzione da glandula che però ha un significato meccanico. Egli riceverebbe gran detriment nel confregarsi sotto sì gran peso, quanto è quel dell'uomo quando nel camminare si leva sopra gli polsi della sua piega. Leonardo aveva la perfetta nozione che siamo cominciati come quadrumani, e quindi avevamo polsi, non caviglie. A me è divertito moltissimo vedere che le caviglie sono chiamate polsi. Questa cosa non è rimasta, si è consolidata nel linguaggio, ma i polsi degli suoi piedi a me mi è piaciuto moltissimo. Ecco qua un po' di piedi, questi sono, se vedete qua, c'è un piede sinistro guardato da sopra e da sotto, e qui c'è un altro piede lì sotto, e qui ci sono tentativi di spiegare, riducendo un po' la complessità, come funziona le ossa di un piede. Però vedete che dove andava Leonardo, andava a cercare la struttura, andava a cercare le ossa, e andava a vedere come si ponevano dentro il piede. E qui sono altri piedi, sempre. Qui c'è una tecnica di rappresentazione diversa, c'è penna e carboncino per fare questi piedi. E da capo si vedono i tentativi di fare visioni esplose, no? E si vedono molto molto bene, vi parlavo prima dei sesamoidi, forse si vedono meglio nel precedente. Eccoli qua, anche qua questo è un sesamoide. Quello sotto il dito grosso del piede. E allora, se quello era il piede per Leonardo, andiamo a vedere com'è in un atlante per medici ortopedici, fatto così. Questo è sempre un piede sinistro, visto una volta da sopra e una volta da sotto. Gli ossi di un piede sono quelli che qui ho nominato soltanto per le parti che costituiscono il piede, che sono tre, il piede posteriore, diciamo, il piede di mezzo, su cui ci concentreremo, e il piede davanti.
Il piede posteriore è fatto soltanto di due cose, il calcagno e il tallone, e poi ci sono queste due righe linee rosse e blu. Una è la linea che ha il nome di Chopin, adesso vi dirò perché, e questa di Lisfranc. E questo è il midfoot, la parte di piede su cui concentreremo le nostre attività modellistiche oggi. E chi era Chopin? Questo qua, un chirurgo francese che trattava coloro i quali, cadendo da cavallo, lasciavano un piede nella staffa, e quel piede, quando il cavallo trascinava lo sfortunato, si rompeva proprio qui, sulla linea di Chopin. Chopin amputava. Poche storie. E Lisfranc, adesso c'è una linea blu, no? Potete immaginare che ci sarà qualcosa del genere. Ecco qua. Lisfranc era un chirurgo di Napoleone, ha seguito le sue campagne. E cosa succedeva non ai cavalieri di Napoleone, a cui capitava più o meno, se gli capitava qualcosa di brutto, quello che abbiamo visto prima, ma ai fanti. I fanti camminavano con pesi infernali sulla schiena, e a volte magari mettevano un piede male in una buca, oppure dovevano fare un salto. E quello che gli succedeva era che si formavano delle lussazioni qui sotto, in corrispondenza della linea di Lisfranc. Vi dico una cosa di anatomia del piede. Qui c'è un giunto sinoviale, questa è una diartrosi sinoviale. Qui no, perché funziona molto diversamente questo rispetto a quello. Però quello che succedeva ai fanti di Napoleone era che dopo un po' continuavano a camminare, perché sennò qualcuno gli sparava per diserzione, ma questo provocava una rapida cancrena. E se non ci fossero state anime pie come Lisfranc a tagliargli il davanti dei piedi, sarebbero morti. La scelta era tra morire oppure avere un piede decurtato. Allora, adesso guardiamo un po' il piede un po' più da vicino, ma con il linguaggio di un ortopedico di oggi. Un ortopedico di oggi, un atlante, trova che ci sono due archi. Questa parola è adoperata liberamente. Uno degli archi è quello longitudinale, che vedete sia nella vista mediale che nella vista laterale. La vista mediale, in termini medici, è quella che avete quando guardate un piede dall'interno delle vostre due gambe. Laterale è quella da qua. E l'arco mediale è fatto da calcagno, il tallone, e poi c'è, e qui vedete i numeri per seguire meglio, poi c'è questo che si chiama cuboide, e qui c'è uno dei tre cuneiformi, ma solo uno di questi fa parte di questa cosa qui, e poi c'è questa è la parte tarsale, e c'è un osso del gruppo dei metatarsali. Questo è visto dall'altra parte. Adesso guardate l'arco trasversale. L'arco trasversale è fatto da calcagno più tallone. Qui c'è la linea di Chopin, qui c'è la linea di Lisfranc, e qui c'è il piede di mezzo che fa questo che appunto un ortopedico di oggi chiama arco trasverso. Niente di male per un ortopedico, ma molto di male per un ingegnere, perché quello un arco non lo è. Però prima di andare a vedere perché, fatemi dire anche, usando questa figura standard, cosa connette queste ossa che fanno parte del midfoot. Ci sono dei legamenti, questo è il legamento tra il calcagno e il navicolare, questo è il legamento tra il calcagno e il cuboide, e altri, insomma, ce ne sono naturalmente tanto dorsali che plantari. Quindi se volete veramente fare una modellazione cinematica di questa roba qua, dovete non solo rappresentare gli ossi, ma anche i legamenti e magari anche i tendini. Non ci sono tendini che toccano al midfoot, ce ne sono altri, ma comunque c'è da affrontare un problema di modellazione complesso che comporta appunto di modellare molto bene un giunto sinoviale grande come qui. Ci sono altri piccoli giunti sinoviali da queste altre parti, sapere quali sono i parametri
del materiale legamento, cosa che se va bene sapete non in vivo ma soltanto in vitro, e poi nessuno che li piglia veramente ve lo dice, perché sono cose che vengono, sono dati che vengono considerati sensibili. E comunque volete sapere come si muove questo midfoot rispetto al giunto sinoviale di Chopard? Ora vi faccio vedere come si muove. Ci sono tre tipi di movimenti in coppia: la flessione dorsale plantare, la pronazione supinazione e la abduzione adduzione. Tutti quanti noi, quando stiamo in piedi, adoperiamo questi piccoli movimenti, che se non ci fosse la suddivisione in ossa, in cinque ossa del midfoot, non potremmo fare. Ci servono per adattarci ai tipi di terreno che abbiamo sotto, a fare piccoli spostamenti che naturalmente non controlliamo in modo volontario, perché abbiamo imparato fin da piccoli, forse anche quelli che guardano con gli occhiali storti a fare, no? Ma guardate qua. Questo l'ho trovato su YouTube, ho scritto a questi qua, ho detto: posso adoperarlo? Mi ha detto: se per scopi scientifici puoi. Giorgio, prenderò te come colui il quale ha in mano il modellino di calcagno, tallone e i cinque ossi di cui stiamo parlando, connessi umanamente. Quello è 1-1, questo è 2-1, così si vede meglio. Non lo rompere, per carità. Si vede meglio cosa fa quel tizio lì. Un pochino lo puoi muovere, non basta che vai cauto. Cerca di prenderlo come lo piglia lui. Questo fa abduzione e adduzione. La cosa che conta di più è pronazione e supinazione, che sono rotazioni piccole intorno all'asse maggiore del piede. Per esempio, se questo è il mio piede, pronazione e supinazione sono così. Allora, come si fa a modellare il midfoot, visto che deve fare tutto questo canaio di movimenti piccoli ma importantissimi? Beh, un po' ci ha pensato anche Leonardo. Si può fare... La natura non l'ha fatto un pezzo unico, ha fatto cinque ossi. Però Leonardo ha detto: ma facciamo un osso, visto che devo fare un modello, magari non è che perdo tanto se ci metto nella mia gamba finta un blocco lì così, eccetera. Vedete l'ho ficcato qua. Guardate la cerniera, così. Questo è un chiaro modello, no? con un pezzo di legno fatto a midfoot, messo lì. Non funziona così, non potrebbe funzionare così, oppure se appunto dopo l'operazione di Chopard qualcuno vi mette lì un pezzo di piede finto in quella maniera, non va tanto bene per andare in giro. Camminate, come no, ma male. Allora, ecco, questa è stata l'occasione del mio innervosirmi, quella circostanza ingegneresca che vi dicevo all'inizio. Forse si può prendere i due archi dell'ortopedico e modellarli come un guscio a doppia curvatura. Questa è una figura rubata. Questi sono i due archi, questo è quello dell'ortopedico, longitudinale e quello trasversale. Questo è il midfoot, e l'idea di questi signori era questa qua, di prendere e di sostituire a questa parte un guscio incastrato a corrispondenza della linea di Chopard con questa curvatura e quest'altra. Questa è la curvatura che corrisponde più o meno all'arco longitudinale, questa all'arco trasversale.
Questo non è un guscio per una buona ragione che ogni ingegnere riconosce, non è sottile e quindi non si può adoperare la teoria dei gusci, non si sa se, quale sia la regola di comportamento del materiale con cui fare questo guscio, che lo faccia anche vagamente somigliare nelle sue deformazioni a un midfoot reale, ma poi nemmeno si può sperare vagamente di riottenere quei piccoli aggiustamenti, perché quei piccoli aggiustamenti dipendono da qualcosa che adesso vi faccio vedere. Però prima di farlo vedere torno un attimo a Leonardo, perché c'è la terza foot related quotation che volevo leggere, che dice: farai prima tutte queste ossa separate, facciamole separate, l'uno dall'altro in modo situate che ciascuna parte di ciascun osso guardi, ovvero sia volta, alla parte di quello osso donde essa si è separata e dove essa sa ricongiungere, quando tu ricongiungerai tutte l'ossa di tali piedi insieme nel suo primo essere. E tale dimostrazione è fatta per conoscere meglio la figura di ciascun osso. Questo è il principio generale: prima dividi un apparato meccanico in tutte le parti funzionali individuali che lo costituiscono, poi rimetti tutto insieme e vedi un po' se quello che hai rimesso insieme funziona come quell'apparato del essere che vuoi simulare o no. E allora facciamoli divisi, come dice Leonardo, e qui appunto ci sono tallone e calcagno che sono infoot e poi ci sono i cinque ossi che fanno parte del midfoot, e adesso facciamo quello che dice Leonardo. Mettiamo tutto insieme, guardiamo bene come funziona. Vedete qua qui ci sarebbe la linea di Lisfranc e qui c'è quella di Chopin. Adesso abbiamo una nozione di questo affare che corrisponde a quell'oggetto fatto con la stampante 3D. Tante volte mi sono chiesto cosa avrebbe fatto Leonardo se avesse avuto lui una stampante 3D. Se avesse avuto gli strumenti di modellazione e di calcolo che abbiamo adesso, forse sarebbe, le persone avrebbero smesso di chiamarlo artista scienziato, avrebbero tolto artista quando faceva lo scienziato e tolto scienziato quando faceva l'artista, che secondo me è la cosa giusta da fare. E come si fa a modellare oggi questa roba? C'è la robotica. Quante volte avete visto miracoli di robotica? Ma come si fa a simulare il comportamento di un robot in modo che quell'oggetto robotizzato che costruite faccia esattamente quello che volete che faccia? Potete fare così. Questo è un diagramma di pura cinematica del infoot e midfoot. E vedete i tipi di giunti disegnati oggi con le convenzioni con cui si disegnano questi giunti? Vi ricordate la bellissima tavola che ci ha mostrato il professor Wells? C'erano giunti del tutto simili a questi. Questo è un ball and socket, è un giunto sferico, questo è un giunto cilindrico, questo è un giunto tipo una cardine di porta che però consente anche oltre che una rotazione intorno all'asse, anche uno spostamento così. E qui, come è importante quando fate della robotica, ci sono tre catene chiuse, una è questa qua, un'altra è questa, un'altra è quella. Potete scrivere perfettamente tutte le equazioni di tutto, di ogni link, e potete simulare perfettamente come si muove questa roba, ma attenzione, questa roba si muove con delle superfici che vanno una a contatto dell'altra in modo peculiare. Quei piccoli movimenti sono movimenti che si ottengono facendo strisciare o rotolare, e la natura qui ci ha messo delle sinovie, questa roba una sopra l'altra. Allora non lo faccio adesso, quello che vogliamo fare ancora è finire non solo con la cinematica, anche fare la meccanica di queste due parti del piede, poi vogliamo fare tutto il piede. Tanto uno va a dire quello che vuole fare, fa presto, no? Poi farlo è altra cosa. Ma quando uno ha imparato a fare questo, la mano è, penso, uno scherzo. Queste sono le persone con le quali, senza le quali, in particolare senza Maurizio Brocato che sta in questa stanza, non avrei potuto fare niente. E
Maurizio sta alla Scuola Superiore di Architettura di Parigi, di fronte al Louvre, però fanno anche cose che possono, oltre a interessare gli architetti, interessare un certo tipo di ingegneri. Elliott Freed è uno dei migliori meccanici della sua generazione e ormai non ce ne sono delle generazioni successive. Grazie.